abbiamo che i migranti, oltre invece di avere un ruolo passivo come sempre, questa volta hanno un ruolo attivo, cioè stanno facendo delle forme di disobbedienza che sono disobbedienza verso quello che è la normativa italiana, ma non solo, ma quello che è anche la normativa europea. Tutte queste cose che stanno accadendo, quindi le rivolte nei vari centri, le presenze a Milano, a Ventimiglia, di fatto dicono una cosa importante, anzi ne dicono due. Innanzitutto è fallita quello che è diciamo l'etica dell'Europa, l'etica dell'Italia, cioè comunque abbiamo un fallimento proprio dell'etica, perché è impossibile che nel 2015 ancora ci siano situazioni del genere, che venga tollerato che tantissime persone vivano in condizioni disperate. Cioè l'Italia tutto sommato e l'Europa dovrebbe accogliere in proporzione a quello che è il fenomeno migratorio mondiale pochissima gente, pur essendo tra i paesi più ricchi del mondo, non riesce a gestire poche migliaia di persone. Quindi c'è un fallimento generale per quello che riguarda proprio l'etica, l'accoglienza, tutti quelli che sono i valori fondamentali che dovrebbe avere un popolo. E poi c'è un fallimento che è il fallimento della normativa, cioè è fallito qualsiasi tipo di la normativa del testo unico sull'immigrazione, è fallito Schengen, è fallito il sistema Dublino, e quindi ci troviamo di fronte a un'incapacità dell'Europa di immaginarsi il proprio futuro, perché quello che sta tentando di fare l'Europa all'Italia è di tenere lontani chi scappa da guerre, da persecuzioni, e non riesce invece a immaginarsi un futuro che sarà indubbiamente un futuro ricco di diversità. Quindi se noi pensiamo ancora che possiamo tenere lontano i nostri confini, così come fa l'Italia, così come fa l'Europa, così come fanno anche altri paesi ricchi nel mondo, penso agli Stati Uniti, penso all'Arabia Saudita, penso anche ai paesi in via di sviluppo come il Brasile, la Cina, che comunque subiscono anche loro migrazioni interne e danno gli stessi risultati che vediamo oggi qua, se ancora pensiamo che i paesi ricchi possano mantenere lontani chi cerca una speranza, immaginiamo un futuro sbagliato.